Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo evento che è un titolo che è già di per sé impegnativo e sfidante, uno sguardo al futuro dell'agricoltura. È un evento in cui, lo vedrete fra poco, premieremo le persone che si sono distinte nell'ambito di due contest. Uno con un focus legato alle donne che lavorano in agricoltura nel segno dell'innovazione e della sostenibilità, parole chiave che ci accompagneranno lungo il corso di tutto questo evento. L'altro legato invece ai giovani degli istituti agrari. Vi do un dato tanto per cominciare: si è calcolato che tra le persone che sono impegnate a studiare il mondo dell'agricoltura nelle scuole, parliamo quasi di 50.000 persone, 47.000. Non sarò sola in questo piccolo viaggio che sarà naturalmente breve, ma lo farò in compagnia di due esperti di settore, ma mi piace definirli anche due appassionati di settore. Quando li ho incontrati ho capito che fanno un lavoro che loro piace molto. Stiamo parlando di Francesca della Giovan Paola, che con me accompagnerà Buongiorno. naturalmente il talent sulle donne. Grazie Francesca per aver accettato il nostro invito. E stiamo parlando di Matt the Farmer, Matteo Fiocco, che invece ci accompagnerà nel contest relativo agli istituti agrari. Siamo qui oggi in un contesto molto particolare che in qualità di direttore della comunicazione dell'ISTAT mi piace ricordare. Siamo alla Conferenza Nazionale di Statistica, la prima che si svolge in modalità virtuale e dopo il Covid, e che, come tutti i grandi eventi legati anche al mondo della pubblica amministrazione, ma in generale del paese, è una conferenza che si muove nel solco della ripartenza. E dunque, nel solco della ripartenza e della ripresa, non potevano essere protagoniste anche le donne, anche i giovani e anche il mondo dell'agricoltura. Si è svolto il settimo censimento generale dell'agricoltura, l'ultimo generale, poi anch'esso diventerà un censimento permanente. I risultati di questo censimento li avremo e li renderemo noti durante il mese di aprile, ma certamente quello che abbiamo capito svolgendo le attività di raccolta è che è un mondo in fibrillazione, un mondo importante, che rappresenta anche un'occasione di sviluppo nel segno del futuro e, come dicevo all'inizio, nel segno dell'innovazione e della sostenibilità. Quindi andiamo a scoprire insieme a Francesca Di Giovan Paola che cosa o come si sono distinte le donne che, lo voglio ricordare fin da subito, sono donne che lavorano in agricoltura, ma che in tutta Europa si distinguono perché rappresentano, nel 32% dei casi rispetto ad altri paesi, sono i capi delle aziende. Le donne in agricoltura spessissimo sono coinvolte anche in attività connesse come quelle dell'agriturismo, soprattutto nelle regioni del sud, e quindi è una bella fotografia dell'Italia quella che stiamo per presentare. Francesca, però una domanda te la devo fare. E io sono molto curiosa di questa tua definizione di permacultrice. È troppo banale definirti giornalista, definirti, appunto, come ho fatto prima, appassionata di orticoltura. Che cosa significa essere una permacultrice in Italia? Di che cosa ti occupi brevemente? E poi a te la parola per aiutarci a scoprire le nostre imprenditrici donne. Grazie, grazie mille Serenella. Innanzitutto grazie per questo invito. Sono felicissima di presentare questo premio Donne e Sostenibilità perché è veramente un ruolo importante quello delle donne. Lo è sempre stato in agricoltura. In questo momento cruciale è veramente fondamentale sottolineare il loro impegno. Ti ringrazio anche della domanda sulla permacultura. Mi piace molto di essere definita permacultrice, ancora prima, insomma, ancora più che giornalista, che è il mio, diciamo, primo mestiere, perché la permacultura è qualcosa che mi ha conquistato. Si tratta di un metodo di progettazione. Una definizione breve è metodo di progettazione di insediamenti umani sostenibili. Si applica questa progettazione alle aziende agricole, senz'altro, ma anche al nostro abitare e in generale proprio al nostro modo di vivere. Quindi è un bellissimo modo, se vogliamo, di progettare la nostra vita. Una cosa che è bellissima della permacultura è che
che caratterizza quindi i permacultori è la volontà di rispondere in tutte le loro azioni, in tutti i loro progetti a tre etiche, che sono la cura della terra, e quando parliamo di cura della terra intendiamo la cura del pianeta innanzitutto, ma anche la cura del nostro suolo, la difesa della fertilità, che le donne di queste aziende che conosceremo oggi fanno benissimo. Cura delle persone, non c'è possibilità, insomma non c'è modo di prendersi cura della terra se non ci preoccupiamo anche delle persone che ci vivono sopra e anche delle persone che la lavorano quella terra, quindi è importante una giustizia anche nel lavoro, nella parte diciamo lavorativa, a difesa della terra. E poi c'è la condivisione delle risorse, la terza etica. Dobbiamo imparare a soddisfare bene i nostri bisogni, vogliamo tutti stare bene, vivere bene in questo pianeta, ma in qualche modo anche limitando i nostri consumi per poter poi condividere il surplus con tutti gli altri, quindi per avere una condivisione equa di tutte le risorse. Questi sono i principi base della permacultura e quindi sono un po' insomma i temi di fondo che caratterizzano chi studia la permacultura e cerca di applicarla nella propria vita. Entriamo nel vivo del premio. Dunque, voi avete proposto questo bellissimo premio Donne e Sostenibilità con una serie di temi veramente importanti, poi magari li elenchiamo i principali punti che voi avete valorizzato appunto poi nella scelta della vincitrice e delle altre menzioni speciali. Prima però vediamo un video che voi avete appunto preparato come presentazione, che riassume un po' qual è l'obiettivo e la missione del premio e delle donne che lo hanno vinto. C'è una storia fatta di piccoli gesti che possono cambiare il futuro dell'agricoltura. Una storia che parla di dedizione e di amore per la terra. Una storia in cui sostenibilità e innovazione sono risorse per la tutela del territorio e contrasto al cambiamento climatico. È la tua storia. Istat ha bisogno di protagoniste come te, che giorno dopo giorno scrivi un nuovo capitolo dell'agricoltura italiana. Racconta il tuo progetto con un breve video e partecipa al premio Donne e Sostenibilità, un modo concreto per valorizzare le imprenditrici e le lavoratrici del settore agricolo che mettono il proprio lavoro al servizio dell'ambiente. Scopri di più. Ecco qua, allora senz'altro complimenti anche alla realizzazione dei video delle premiate, perché poi il video doveva durare uno, massimo due minuti, e quindi non era semplice mettere in evidenza i punti richiesti. Comunque il premio Donne e Sostenibilità ha chiesto appunto alle candidate di evidenziare il loro impegno in alcuni ambiti specifici che sono molto importanti. La fertilità del suolo, la difesa della fertilità del suolo, questa è fondamentale in questo momento in cui abbiamo stressato troppo le nostre terre e se vogliamo che continuino a sostenerci c'è bisogno appunto di restituire anche fertilità, un tema molto importante. Poi la difesa delle risorse idriche, quando conosceremo le storie di oggi vedremo appunto come queste donne hanno fatto attenzione a tutti questi aspetti. La salvaguardia della biodiversità, altra cosa veramente fondamentale, ci sono veramente delle storie esemplari. Il benessere degli animali, anche quello è importante, possiamo continuare a convivere bene con i nostri animali domestici, ma dobbiamo ritrovare un equilibrio tra noi e loro, devono vivere bene insomma nello svolgere poi anche quelle attività che ci portano un importante risultato per la nostra sopravvivenza. La valorizzazione delle filiere corte è un altro tema importante, e poi il tema dell'energetico, quindi la valorizzazione delle risorse rinnovabili, portare questo aspetto in agricoltura è molto importante, anche recuperare gli scarti dell'agricoltura che possono essere anche quelle risorse energetiche. Attenzione all'innovazione, innovazione intesa proprio come modo per
Quindi la tecnologia che ci può aiutare a fare quel passo in più verso la sostenibilità. E poi molta attenzione e vedremo queste storie che fanno anche questo, le nostre agricoltrici, attenzione alla divulgazione, quindi far conoscere quello che si fa e far conoscere cos'è l'agricoltura e quindi aumentare la sensibilità verso determinati temi. Queste insomma poi le linee guida che hanno poi portato alla scelta delle vincitrici, quindi direi di passare subito alla vincitrice del premio, perché abbiamo una vincitrice e 7 menzioni speciali in questo premio. So che è collegata con noi, quindi un grande saluto a Sara Vezza in collegamento dal Piemonte, credo che addirittura la vedremo all'aperto. Questo è il premio che riceverà, una bellissima opera d'arte in legno, vedete, ci teniamo a sottolineare la scelta di questa opera d'arte che è stata realizzata con un legno di un albero già caduto, non è stato abbattuto nessun albero per realizzarla, quindi una valorizzazione di una cosa bellissima come un legno, come questo pezzo che è diventato un'opera d'arte. Questo sarà il suo premio. Sara Vezza, la vediamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Sara, eccoci. Benissimo, ti vediamo bene, una bellissima giornata di sole oggi in Piemonte. Finalmente, dopo tanta nebbia. C'è stata la nebbia. Va bene, tu soprattutto produci vino, ma non solo, è un'azienda dove appunto la biodiversità è molto importante, anzi nella tua storia mi ha colpito tantissimo la decisione di dedicare una bella fetta del vostro terreno proprio allo spazio per gli animali e le piante spontanee e locali del territorio, quindi spazio alla selvaticità. Perché questa scelta? Beh, allora, intanto è un progetto che è nato da un desiderio di mio papà per dedicare un bosco ai nipoti che sarebbero venuti, quindi andiamo veramente indietro di 15 anni su questo progetto, e devo dire, ecco, che sicuramente se all'inizio non riuscivo così a comprendere veramente la finalità, oggi ne sento l'esigenza, tant'è vero che su tutta la superficie aziendale di 36 ettari abbiamo una buona parte dedicata a bosco, ma è un bosco gestito, cioè non è un gerbido abbandonato, ma andiamo a piantare piante autoctone, principalmente in questa zona sono anche essenze tartufigene, perché la zona di Alba e delle Langhe non è famosa solo per il vino, ma per il tartufo, che però purtroppo insomma ha perso molto spazio perché invece la viticoltura ha preso il sopravvento non soltanto sul tartufo, ma anche sugli spazi dove gli animali selvatici trovavano il loro habitat, e questo è un problema soprattutto nella misura in cui questi animali poi invadono invece il vigneto, perché ovviamente esistono e quindi arrivano in vigna e magari possono anche creare dei danni al sistema vigneto. Quindi c'è un duplice scopo: da una parte io credo che proprio perché siamo interconnessi dobbiamo avere rispetto della fauna, della flora locali, dall'altra creare uno spazio dove loro sicuramente, gli animali e gli alberi, sono più a loro agio e non invadono invece lo spazio vitato, che sarebbe invece un problema. Il tuo vigneto è fatto in biologico e poi hai fatto un ulteriore passo verso il biodinamico. Raccontami come produci il tuo vino. Allora, il biologico è iniziato per un'esigenza di salute in realtà nel 2004, quindi veramente tanto tempo fa, perché non sopportavo i prodotti chimici, mi davano proprio allergia, e quindi abbiamo iniziato un percorso in questa direzione. Abbiamo deciso di percorrere anche la strada della certificazione dal 2014, quindi siamo certificati dal CCPB e ovviamente, siccome non basta mai, nel senso che ogni punto di arrivo dal mio punto di vista è un punto di partenza, ho deciso di approcciare anche la biodinamica, e io credo sia magari per certi versi un po' complicata, perché comunque più una filosofia, però ti apre la mente a considerare l'azienda come un organismo agricolo, quindi per quanto noi siamo specializzati soltanto nella viticoltura, in realtà approcciarsi a questo tema più a 360 gradi e avere una visione decisamente più ampia di un sistema agricolo.
Senti, questo premio lo condividi con la tua famiglia? Nel tuo video sottolinei il fatto che sei figlia d'arte, giusto? Hai imparato dai tuoi genitori a coltivare così. Sì, sicuramente da mia mamma ho preso la determinazione e da mio papà l'amore per il lavoro, poi entrambi sono sempre stati nel settore, lo condivido con loro, ma soprattutto lo condivido con i miei quattro figli che sono il futuro a cui lasceremo questa terra, ecco, e quindi davvero sento un grande senso di responsabilità verso i giovani che verranno, perché quello che troveranno lo troveranno trasformato rispetto a chi sta lavorando oggi. Quindi io credo che questo sia davvero un grande dovere nei confronti del presente, ma anche delle future generazioni. Senti, la tua azienda è un po' contagiosa nei confronti delle altre che hai intorno, nel senso questa attenzione appunto al biologico, alla biodiversità, vedi che sta prendendo campo anche intorno a te? Per fortuna sì, nel senso che c'è una crescita in questa direzione, anche perché comunque questa è una zona ricca e quindi sicuramente c'è lo spazio anche per fare certi ragionamenti. Non proprio al 100%, ecco, perché a volte ti scontri con mentalità molto, molto piccole, molto settoriali, però io credo che davvero sia arrivato il momento di pensare, di guardare al futuro. Ecco, per questo voglio davvero ringraziare per questo premio, perché è sicuramente un bellissimo riconoscimento, ma è l'opportunità anche per mettersi in gioco e per fare sempre meglio. E spero che davvero l'effetto volano, insomma, di questo premio sia anche quello per le istituzioni di non dimenticare due temi importanti che sono da un lato le donne e dall'altro il tema della sostenibilità e del biologico, perché comunque l'Italia è ancora al quarto posto in termini di superficie biologica coltivata. Se pensiamo all'estensione delle quantità di ettari è veramente ancora poco. Ecco, io credo che ci sia grande spazio di miglioramento e spero che tutti questi investimenti, dai PSR alla transizione 4.0, diventino davvero uno strumento concreto per le aziende per riuscire ad andare sempre di più in una direzione che è, diciamo, futuro, ma in realtà è già presente. Sara, grazie davvero, ci hai dato anche un bellissimo messaggio. Per fortuna le donne che adesso incontreremo nel resto di questo incontro hanno seguito il tuo esempio, seguono qualcosa di simile a quello che stai facendo tu e sono anche loro d'esempio poi per tutti gli altri. Grazie, allora speriamo che le istituzioni aiutino questo messaggio. Allora, abbiamo un'altra menzione, purtroppo però c'è stato un problema di collegamento, quindi alla fine non riusciremo a parlare con Giorgia Bocca, però insomma voglio ricordare la sua menzione speciale, eccola qua. La sua azienda agricola si chiama La Tabacca, si trova in Liguria, è anche questa un'azienda sostenibile. Nel suo video Giorgia, poi lo potete andare a vedere, la sua attenzione grandissima, la loro attenzione grandissima è verso la fertilità del suolo, utilizzando quei materiali che in campagna si trovano facilmente, che a volte vengono considerati scarti, invece abbiamo scoperto che possono essere valorizzati e sono proprio loro i primi protagonisti per riportare fertilità alla terra. Quindi complimenti anche a Giorgia Bocca, che ha preso appunto la prima menzione speciale. Andiamo avanti con la seconda, invece qui abbiamo la protagonista, che è Federica Giglio. Torniamo in Piemonte con Federica, la sua è un'azienda apistica, ecco qua la sua menzione speciale, un'azienda apistica, si chiama Le Due Pervinche. Nel video che ha mandato ha parlato del ruolo fondamentale delle api per la biodiversità. Ok, quindi Federica, raccontaci della tua azienda e delle tue api. Ok, dunque noi siamo una realtà familiare, l'azienda è biologica, ma la nostra filosofia va al di là di una certificazione, si chiama rispetto per la natura. Infatti negli anni abbiamo tolto ettari di vigneto per far spazio ad esempio a un parco con un percorso didattico che introduce il discorso delle api sia per grandi che per piccini. Poi abbiamo diversi boschi, un noccioleto e 11 apiari in paesi diversi. Appunto l'apicoltura è fondamentale per la biodiversità, che in questi anni è stata distrutta sempre più da monoculture e dall'utilizzo sconsiderato di pesticidi.
La nostra attività principale è l'apicoltura, dunque noi produciamo prodotti dell'alveare, ma non solo, abbiamo anche una linea di cosmesi plastic free e del tutto naturale. E quest'anno il progetto principale è stato ApePac, che è un involucro in cotone immerso nella nostra cera d'api che sostituisce la plastica nelle cucine, è al 100% biodegradabile e grazie all'azione antibatterica della cera d'api i cibi si conservano più a lungo. Può essere utilizzato oltre un anno. E la cosa bella è che collaboriamo con una cooperativa sociale che impiega persone con handicap psichiatrici e disagi sociali e tramite questi lavori vengono reintrodotti al mondo, appunto, al mondo del lavoro, al sociale. E lo so che questo è solo un piccolo passo, però come insegnano le api, così come una sola api in tutta la sua vita produce un solo cucchiaino di miele, così una singola famiglia non può fare la differenza, ma sicuramente tutti insieme possiamo creare il cambiamento. Sì, infatti hai proprio sottolineato questo aspetto anche nel tuo video. Tutto ciò che sembra utopistico da soli, hai detto insieme, può essere realizzabile. Quindi cosa, adesso cosa hai voglia di realizzare? Sempre insieme agli altri, perché insieme si riesce ad ottenere di più e a fare meglio. Certo. In realtà il parco è solo l'inizio perché vorremmo divulgare sempre di più l'importanza dell'apicoltura, della biodiversità e del fatto che con la monocultura non si va da nessuna parte, dunque stiamo tornando indietro per cercare di andare avanti. Grazie, grazie Federica, veramente complimenti. Grazie. Complimenti, salutiamo il Piemonte e adesso andiamo in Toscana. C'è un'altra Federica che ci aspetta, terza menzione speciale per lei. Federica Zurli, Sì, salve. salve, vediamo ecco la sua menzione speciale per Federica Zurli. La sua azienda si chiama Piante Officinali San Marco e quindi il titolo già ci dice qual è la vostra produzione principale. Quindi è un luogo molto profumato, immagino, la tua azienda. Sì, allora è un luogo molto particolare, oltre ad essere profumato, perché diciamo, questo è, tutta l'azienda nasce da un progetto di ricerca ormai da più di 10 anni, che è questa appunto riscoperta di una tradizione purtroppo andata perduta, che riguardava proprio le piante aromatiche in questi luoghi. Diciamo che il nostro intento è stato proprio quello del recupero, quindi dal seme, quindi delle piante autoctone che un tempo erano ospitate in questi terreni, per farne delle spezie da tavola. E interessante è il fatto che noi ci troviamo in una zona che è censita negli elenchi della rete Natura 2000 come sito di interesse comunitario, perché vi sono specie a rischio di estinzione, sia vegetali che appunto animali. E quindi diciamo ci sembrava anche carino non solo la ripresa appunto di varietà che non erano state abbandonate, ma anche di dare un piccolo contributo anche noi nei limiti del possibile, adottando in un certo senso e diventando coltivatori custodi dell'iris fiorentina, che è una pianta erbacea a rischio di estinzione genetico, per la quale appunto ci impegniamo a conservare in situ queste diciamo di varie campionature che poi vengono date alla banca del germoplasma, garantendone la prosecuzione della specie. Ora, magari Iris Fiorentina può non dire niente, diciamo, a chi è estraneo all'ambiente, ma in realtà è una pianta ricercatissima per il rizoma che viene utilizzato da grandi case cosmetiche per produrne un'essenza, di cui ora non faccio pubblicità, ma la conoscete sicuramente tutti quanti Ma è vero che stiamo d'altronde. parlando, scusa Federica, stiamo parlando del Sì. giglio di Firenze, il simbolo della città di Firenze, da lì nasce. Allora, sì, in realtà sì, si tratterebbe proprio del giglio bianco, diciamo, rappresenta, che poi è stato sostituito, diciamo, le grandi industrie dall'iris pallida, il fiore viola, che si trova, diciamo, più frequentemente rispetto a questa antica varietà. Per cui che Ok. va tutelata assolutamente, per cui abbiamo anche noi dato
insomma, nel nostro, nei nostri limiti, un contributo. In questo. Benissimo. Federica, grazie, un saluto alla Toscana. E ci salutiamo e invece ci trasferiamo in Basilicata, poi torneremo anche in Toscana. Allora, la Basilicata è rappresentata da Maria Laura Castoro. Anche lei ha ricevuto la menzione speciale per la sua azienda, che è un'azienda veramente ricca di biodiversità. Mi ha colpito tantissimo nel suo video, ci ha portato a vedere le tante cose che fanno, un posto bellissimo con un panorama fantastico. Sono gli animali, diciamo, i protagonisti della loro azienda. Maria Laura, buongiorno, raccontami del tuo lavoro, perché ti ho visto veramente appassionata. Ciao, buongiorno. Sì, io concordo molto con quello che è stato detto finora dalle mie colleghe, se così possiamo definirle, ma in realtà lo sono, che in realtà il biologico è la scelta di seguire, insomma, un po' queste linee di coltivazione, va ben oltre la certificazione, quindi è qualcosa che tu devi sentire dentro per poterla fare davvero. E noi lo facciamo davvero, cerchiamo di mantenere questo ciclo chiuso di cui parlo, a cui noi veramente teniamo tantissimo, un ciclo chiuso che ha come scopo proprio quello principale di lasciare all'interno dell'azienda tutto quello che l'azienda produce, quindi mantenendo un equilibrio molto delicato che però aiuta l'ecosistema e dà una caratteristica particolare ai nostri prodotti, cioè quello di avere veramente tutto ciò che la natura gli dà e niente di più. Ci caratterizziamo per essere un'azienda multisettore. Abbiamo una storia bellissima, perché in Basilicata siamo tra le primissime aziende ad aver scelto il biologico, e papà è stato il primo tra Puglia e Basilicata ad aprire un piccolo caseificio aziendale. È stato veramente un desiderio fortissimo quello di ritornare e di dare valore a questo passato trasportandolo nel futuro. Abbiamo pochissimi animali, a cui diamo libertà, spazio, socializzazione, cerchiamo di alimentarli con tutto quello che produciamo, e quindi il ciclo si chiude, quindi dall'alimentazione agli animali, alla produzione della materia prima, alla trasformazione della materia in loco, fino poi a portarla in tavola alle persone che vogliono entrare a far parte della nostra realtà. Si collega a tutto questo anche la scelta di inquinare il meno possibile, come attraverso delle energie rinnovabili, come per esempio le biomasse, quindi tutta l'acqua calda e il riscaldamento della struttura, quindi tutto quello che viene alimentato da questa caldaia, viene fatto per esempio con dei noccioli di olive, oppure per esempio la potatura dei nostri olivi, dei nostri alberi, piuttosto che scarti di legna, gusci di mandorle, quindi tutto ciò che la natura naturalmente ci dà, scusate il gioco di parole. Abbiamo poi i pannelli fotovoltaici che ci aiutano invece per l'energia elettrica, e una cosa invece qui non abbiamo nessun merito, ma io dico sempre, noi diciamo sempre solo fortuna, è avere dell'acqua, una sorgente importantissima che ci permette di dare da bere a tutto quello che ha sete, quindi dalle persone agli animali alle piante. Sì, e cerchiamo veramente di stimolare e di mantenere quello che la natura davvero ci dà, quindi gli alberi allegati al territorio, quindi autoctoni, non andiamo ad utilizzare nessun agente chimico, neanche quelli concessi in biologico, cioè il nostro è proprio... Siete andati oltre. Una forte scelta personale... Sì, perché sai cosa dice sempre papà, cara Francesca? Che sì, poi concludiamo con la frase. Certifica... Sì, dice sempre che effettivamente il biologico certifica il prodotto, ma non il metodo. Questo è vero. Ok, benissimo. Allora concludiamo invece... con il messaggio di tuo padre, veramente complimenti, mi è piaciuto molto anche mille. L'aspetto energetico, complimenti a Maria Laura. Grazie. Adesso andiamo velocemente in Toscana, c'è Ilaria che ci sta aspettando, Ilaria Salvadori, per lei la quinta menzione speciale, e io adesso so che Ilaria ci sorprenderà con il suo collegamento, vediamo un po' se è riuscita a posizionarsi. Buongiorno Francesca! Buongiorno! Buongiorno Ilaria! Buongiorno Ilaria! Eccoti! Benvenuta in mezzo alle tue pecore!
stanno facendo colazione, giustamente, stanno finendo la colazione, benvenuti in fattoria, qui siamo a Cortona, in Toscana. Ora tu mi dirai, fattoria bistecca, c'ho le pecore invece che le chianine dietro, perché purtroppo il soprannome è il nome del nonno, era il soprannome tipico del nonno, quindi casa di bistecca e bistecca sono rimasta, ecco, io sono sempre stata la nipote di bistecca, per cui continuo così. E ti presento le mie pecore che sono attrici famosissime e grazie a loro appunto la mia fattoria è una fattoria multifunzionale, perché questo per me è fondamentale, quindi siamo fattoria, produciamo olio extravergine d'oliva, foraggi e abbiamo un agriturismo e io ho una fattoria didattica dove faccio corsi di cucina. Il mio corso principale è appunto l'arte del pecorino, ovviamente sfruttando il latte delle mie pecore. Ho ospiti da tutto il mondo perché, come ti dicevo, le mie pecore hanno girato il film Sotto il sole della Toscana, quindi grazie a loro io non sono famosa, sono loro quelle famose, vengono gli ospiti, gli danno autografi, sono tutte fashion. Guarda, verrò a trovarti perché sei in Val di Chiana, verrò a imparare a fare il pecorino, io anche con il mio posto di Ogigia sto da queste parti, quindi... Vedi, io vi saluto, ringrazio tutti per il premio e vi aspetto in fattoria, un bacione da Cortona. Grazie Ilaria, ciao! Ciao, allora, ancora una visita, andiamo questa volta in Molise per Emilia Martino. Emilia Martino, la nostra sesta menzione, Emilia ha un'azienda grandissima, ben 92 ettari a Campobasso, quindi un grandissimo impegno il suo, produce tante cose diverse, dai pomodori ai cereali, legumi, la frutta, degli olivi e anche un laboratorio di trasformazione, quindi impegnatissima anche Emilia. Buongiorno Emilia. Buongiorno a tutti, sono contenta di stare in questo gruppo di giovanissime donne, quindi sono felicissima, mi sento un po' una mamma, devo dire la verità. Visto il mio capello bianco, naturale ovviamente, perché con un'azienda agricola biologica non è che andiamo poi col prodotto chimico in testa. E sono contenta veramente, e ho dimenticato di dire o di fare nel video, io ho un invaso per l'emergenza dell'acqua e in questo piccolo invaso, piccolo comunque di 10.000 metri quadrati, ci sono delle tartarughe acquatiche che fanno le uova e poi verso settembre-ottobre chi è fortunato che è lì riesce anche a vedere la schiusa di queste uova e sono molto contenta. Senti, cosa ti piace di più del tuo lavoro? Visto che ho capito che sei una grande lavoratrice, che si impegna tanto. Del mio lavoro adesso con questa trasformazione mi piace creare sempre cose nuove, quindi se coltivo il peperoncino adesso siamo alle prese con creme al peperoncino secco, olio al peperoncino e quindi mano a mano che produco mi vengono su sempre queste idee nuove, anche con i taralli, i biscotti, ecco, faccio dei biscotti alla lavanda, insomma con... Mi diverto, mi piace divertirmi anche in cucina. Grande, anche la tua azienda è in biologico, non mi ricordo se l'abbiamo sottolineato abbastanza. Sì, sicuramente, con prodotti biodegradabili, ecosostenibili, e il terreno sono molto contenta perché si sta riprendendo e devo dire la verità, l'utilizzo di questi pulcini fogliari mi danno veramente una grande soddisfazione. Grazie Emilia. Allora, Emilia è l'ultima agricoltrice con cui parliamo oggi, perché poi abbiamo un'altra menzione speciale, quella di Elisa Leonori del Friuli Venezia Giulia, ma questa mattina non si è potuta collegare con noi, quindi facciamo i complimenti anche a lei e io restituisco la linea. So che adesso il programma va avanti con le scuole, c'è Matteo Fiocco, ma The Farmer che ci farà, ecco, insieme a Sarinella naturalmente, che ci faranno vedere la seconda parte del premio. Grazie a tutti. Allora, grazie Francesca, grazie veramente anche a te per la passione che abbiamo sentito. Prima di lasciare la parola a Madde Farma, se mi consente, io devo fare una menzione speciale e generale a questo fantastico mondo di donne impegnate, di donne imprenditrici e di donne che si distinguono non solo nelle parole che abbiamo visto, cioè nel segno dell'innovazione, della sostenibilità, della biodiversità. Ho sentito anche un'altra cosa, ho sentito un entusiasmo e un'energia
che io credo sia quella che poi fa girare la ripresa di questo paese. Abbiamo tutti bisogno di futuro e con questo bisogno di futuro, ovviamente l'altro sguardo non può che essere rivolto ai millennials, ai giovani. Non vedo l'ora di conoscere i numeri del 7° censimento generale dell'agricoltura che ci restituiranno la fotografia di tutta Italia. Avete visto che le donne imprenditrici vanno dal Friuli Venezia Giulia al Molise, passando per la Toscana, la Basilicata, il Piemonte, quindi davvero una rappresentanza di eccellenze lungo tutto lo stivale. Immagino che altrettanto potrà essere nel mondo dei giovani, quindi andiamo subito a vedere che cosa è successo in questo contest che ha visto impegnati gli istituti agrari e le scuole che comunque si impegnano nel diffondere, nella promozione, non soltanto nella diffusione della cultura, ma anche nella promozione di questi valori. Ma De Farm, non c'è dubbio che il tuo lavoro ti piaccia, lo vediamo anche in questa rappresentazione che plasticamente ci restituisce, lo vedete, le piante, ma poi c'è ovviamente anche il portatile di ultima generazione, e quindi in questa immagine ritroviamo le parole chiavi di cui vi dicevo prima. A tale parole, signore, signore imprenditrici, grazie veramente per il contributo che ci avete dato. È una grande lezione che ci riempie di energia, e grazie anche per questo ventaglio geografico anagrafico. Matteo, a te. Grazie mille. Allora, è un compito bellissimo quello di introdurre e presentarvi i vincitori di questo concorso. Prima di tutto, hanno partecipato un sacco di scuole, ci sono stati un sacco di video. È stato molto dura riuscire a selezionare il meglio che c'era, ma perché il livello era molto alto. E secondo me già questo è un indicatore importante. Un mio professore alle superiori, quindi ritorniamo un po' indietro, diceva sempre, lui le chiamava le tre azioni dell'educazione. Lui diceva che c'è l'educazione, c'è la rieducazione e c'è la maleducazione, quando uno è maleducato. Oggi noi abbiamo una possibilità grandissima, io lo vedo con la raccolta differenziata. Io da piccolo non facevo la raccolta differenziata, non c'era la raccolta differenziata, quindi ho dovuto fare un'opera di rieducazione, quindi imparare da zero una buona cosa. In molti casi vediamo, e chi purtroppo lavora in agricoltura lo vede, è che c'è della maleducazione, delle cattive pratiche che vanno tolte. Coi giovani possiamo togliere queste, diciamo, due sforzi molto grossi e partire proprio con l'educazione. È per quello che io credo e sono ancora più convinto, e vedrete che anche voi vi convincerete ancora di più di questo, che i giovani sono la speranza e la certezza più grande che abbiamo. L'ho visto proprio in questi progetti che sono stati mandati, e sono veramente molto, molto contento. Abbiamo toccato vari argomenti, c'erano varie sfide. Vi dico in breve che cos'era questo concorso. In occasione del 7° censimento dell'agricoltura, l'Istat ha avuto una buona intuizione come si poteva coinvolgere i giovani. E quindi è stato lanciato questo concorso, Coltiva la tua idea sui social. Ogni scuola poteva raccontare l'idea di agricoltura, l'idea di innovazione, l'idea di tecnologia, di sostenibilità che aveva tramite un video caricato sui social di un minuto. E oggi vi quindi presento già subito i tre vincitori. Anche qua una buona intuizione, un premio in euro, ma da spendere in buoni acquisto per rendere migliore, più sostenibile la scuola. Anche questo, reinvestire dentro la scuola, una cosa veramente importante, perché non solo una classe ne abbia il beneficio, ma perché tutta la collettività scolastica possa crescere. Quindi bellissimo, proprio anche come messaggio. Ora, partiamo già subito con il terzo classificato. Me lo sono appuntato, l'Istituto Superiore Bernardo Marsano di Genova. La classe è la terza BT. Abbiamo con noi la professoressa Giulia Vasta e la professoressa Comenale, che è in pensione, quindi gli facciamo gli auguri dalla pensione, ma ha voluto, visto che ha seguito parte del progetto, ha voluto, era referente, ha voluto essere qua con noi, quindi la ringraziamo doppiamente, che ci presentano un progetto molto interessante, quello sugli orti sinergici.
Dovremmo avere i ragazzi collegati, eccoci qua. Sì, siamo tutti qui. Buongiorno a tutti e grazie per questa introduzione. Sì, abbiamo lavorato molto proprio sugli orti sinergici. Le tecniche dell'agricoltura sinergica che furono introdotte da Masson Foucault, che poi riprese da Amelia Hazelip. La cosa interessante è che questa sinergia del termine greci, siun ed ergon, non riguarda soltanto le piante, ma tutti gli esseri viventi, anche esseri viventi che non sono visibili ad occhio nudo, come i microartropodi del terreno, che però vanno rispettati perché sono fondamentali per la biodiversità ed anche per la fertilità del terreno. Quindi con i nostri ragazzi abbiamo applicato queste tecniche a diversi tipi di colture e abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Io vorrei ringraziare gli studenti per il loro impegno e vorrei sottolineare che sono veramente importanti perché hanno un ruolo come messaggeri per l'agricoltura del futuro e per la sostenibilità ambientale. Ecco, contiamo molto su di loro. Darei la parola alla nostra studentessa che è protagonista del video. Buongiorno. Niente, durante l'anno abbiamo messo in pratica le tecniche di agricoltura sinergica per vari tipi di coltivazioni, tra le quali le graminacee da granella, le piante ortive e le piante arboree da frutto. Quindi vorrei ringraziare la professoressa Comenale, la professoressa che ha appena parlato, e l'Istituto Bernardo Marzano per questa bellissima esperienza e per averci insegnato un qualcosa in più sulla biodiversità e sull'equilibrio per l'appunto di tutti gli esseri viventi. Vi ringrazio tanto, ragazzi. Prima di tutto, il terzo posto è un buono di... aggiudica, diciamo, un buono da 800 euro appunto da spendere e investire nella vostra scuola, quindi molto importante. È importante parlare anche di struttura del terreno, perché molto spesso ci concentriamo su quello che avviene sopra la terra, ma non quello che avviene sottoterra. E i nostri nonni, appena andavano in campo, toccavano la terra, mettevano la mano nella terra. E l'agricoltura, di sicuro, sinergica, quindi con gli orti che avete fatto, sono un buon approccio per riprendere questo contatto, soprattutto con i microorganismi, che oggi possiamo studiare, perché abbiamo tutti i mezzi tecnologici per capirli e comprenderli. Ma andiamo avanti e andiamo al secondo classificato con vincitore di un buono da 1000 euro, che è l'Istituto Superiore Bernardo Vittone di Chieri, quindi siamo in Piemonte. La classe, la quarta C, hanno fatto un progetto molto molto interessante, Floating System, ora ce lo spiegheranno bene. Ci presenta il tutto la professoressa Silvia Bruno. Bene, buongiorno a tutti. L'anno scorso la classe quarta C ha accettato la sfida di questo concorso e ha deciso di dividersi in gruppi e di presentare, approfondendo, le varie tecniche, diciamo, più innovative e anche sostenibili che attuiamo presso il nostro istituto, presso l'azienda agraria. E tra questi il floating system, che adesso presenteranno i due studenti, ma anche altre tecniche come il piro di serbo piuttosto che le cover crops o l'uso delle vinacce per la gestione del vigneto e quant'altro. E credo che sia un'ottima opportunità, quindi ringrazio l'Istat per questo concorso e siamo in attesa di ricevere, di conoscere poi gli esiti di questo censimento e quindi sarà un'ulteriore come dire, occasione per fare un focus sull'agricoltura di oggi, ma anche di quella del futuro che ovviamente coinvolgerà direttamente i nostri studenti. Lascio ora la parola per la presentazione del video. Buongiorno, io sono Alessandro. E io sono Fabio. Il nostro video presenta il floating system, cioè la coltivazione galleggiante, una tecnica che da alcuni anni stiamo utilizzando all'interno della serra del nostro istituto per la produzione di insalate. Il sistema prevede l'impiego di vasche impermeabili riempite con acqua in cui vengono sciolti macro e microelementi,
per creare una soluzione nutritiva. Nelle vasche viene soffiata ad intermittenza dell'aria per mantenere condizioni adeguate di ossigenazione. In queste vengono posizionate dei contenitori di polistirolo, provvisti di fori, in cui vengono inserite le piantine. Nel giro di 2 settimane queste raggiungono il completo sviluppo e sono pronte per la raccolta. I vantaggi di questa tecnica sono tanti. Il risparmio elevato di acqua, un efficace controllo degli infestanti e dei patogeni, che di fatto non si sviluppano, l'uso efficiente dei concimi per una migliore gestione della nutrizione della pianta, una precocità della produzione, l'elevata resa e qualità dei prodotti, la possibilità di riutilizzo della soluzione a fine ciclo a scopo fertilizzante in pieno campo e i costi contenuti per la realizzazione e la manutenzione. In conclusione, di fronte alle crescenti richieste di acqua dell'agricoltura e la necessaria razionalizzazione di fronte ai cambiamenti climatici in atto, il floating system è una delle soluzioni efficaci per un consumo ridotto e senza sprechi. Io vi ringrazio tantissimo, ragazzi, avete toccato un nervo scoperto. Io quest'anno sono in provincia di Brescia, quindi una provincia molto ricca di acqua. Abbiamo 3 laghi giganteschi, tra cui il Garda. Sono rimasto senza acqua. Abbiamo assistito a una siccità, dico mai vista, quasi 3 mesi e mezzo senza acqua. E quindi vedere che anche voi studiate tecniche nuove è bello e gratificante. In tutto questo poi mi ha colpito molto che la vostra scuola abbia degli spazi così belli. Questo è un po' quello che ha accumulato tutte e 3 le scuole. E passo anche all'ultima scuola, la vincitrice del primo posto, un buono da 1200 euro. Ecco, questa cosa mi ha colpito. I ragazzi che a scuola non fanno scuola solo in classe, ma mettono le mani nella terra, sono a contatto con la terra. La vera scienza non è fatta solo esclusivamente sui libri, ma riscontro in campo, nella realtà, e quindi trova un riscontro tra la teoria e la pratica. Questo è veramente importante. Quindi, vediamo noi, presento il primo classificato con un progetto molto interessante. Dopo ve lo racconto, l'Istituto Omnicomprensivo Fantani Caimati di Pieve Santo Stefano, siamo in provincia di Arezzo. Abbiamo la quarta T, con noi c'è la dirigente Laura Cascianini e la professoressa Paola Betti. E il progetto qui mi ha colpito molto, è la Banca Regionale del Germoplasma, che è importantissimo. Perché i ragazzi sono, oltre a fare pratica, oltre a fare un'azione, imparare, stanno facendo da custodi e tramandano quindi non solo delle conoscenze, ma anche proprio dei semi del territorio. Ma in questo magari ci facciamo spiegare meglio dalla classe. Prego. Doveroso ringraziamento per questa preziosa opportunità. È chiaro che le scuole sono il terreno, sempre per restare nell'ambito, quello che è il nostro tema, sono il terreno ideale per la cultura, e quindi è una cultura che cerchiamo di tramandare. Quindi molto volentieri passerò la parola ai nostri ragazzi, che nel frattempo sono in quinta, quindi porteranno questo loro bagaglio prezioso di competenze e conoscenze a conclusione di questo ciclo di studi che li ha accompagnati. Banca del Germoplasma, lo siamo a livello della regione Toscana, e ci piace appunto questa funzione cerniera della scuola tra quello che è il preservare preservare l'ambiente, il contrasto all'erosione genetica e il tramandarlo alle future generazioni. Quindi è un investimento dei giovani. Investimento dei giovani che però attinge a quello che è la salvaguardia di un patrimonio di cui siamo consapevoli. Il nostro istituto omnicomprensivo, quindi facciamo veramente cultura in continuità dall'infanzia alla primaria, scuola secondaria di primo grado, e filiera, perché i ragazzi qui con me sono quelli del quinto, della quinta classe del tecnico, c'è anche il forestale, c'è anche l'istituto agrario, quindi in una filiera che ci vuole accompagnare verso tutto un ambito prezioso della nutraceutica. Quindi lo star bene è un organismo che
consente di far fruttare quello che è il grande pregio della natura, così generosa, e coltivarlo alla piena. Quindi passo la parola alla professoressa Betti, una nostra colonna dell'istituto, primo istituto forestale di tutta Italia, e ai ragazzi, classe mista, ragazzi, ci sarà quindi i nostri relatori, una ragazza, una studentessa, un ragazzo, a loro la parola. Buongiorno a tutti, sono la professoressa Betti e ringrazio Istat per questa ottima opportunità che ha dato a tutte le scuole agrarie di poter partecipare con le loro progettazioni, con i loro interessanti progetti. Per cui lascio subito la parola ai miei studenti. Grazie di nuovo. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Lazzaristi. E io Eduardo Guzzi. E siamo studenti dell'Istituto Fanfanica Mind. Siamo qui oggi per parlare del progetto sulla biodiversità. Infatti la nostra scuola è anche Banca Regionale del Germoplasma, la quale collabora con i coltivatori custodi nel preservare le coltive soggette alla lesione genetica del nostro territorio. Il particolare compito dei coltivatori custodi è quello di coltivare, ma soprattutto conservare correttamente le cultivar del tempo, collaborando con l'Agenzia di Ricerca Regione Toscana Assia. Le cultivar principali sono il guado, il cece, il fagiolo dall'occhio, il mais quarantino, il grano verde e la cipolla rossa della parte prima. Queste cultivar sono state scelte dalla nostra scuola in quanto presentano caratteristiche organolettiche funzionali ottime, che vengono utilizzate proprio dalla nostra scuola per riscoprire e mantenere le usanze territoriali. Con il guado, ad esempio, la scuola ne ricava estratti tintoriali per la colorazione dei tessuti. La banca del germoplasma prevede che la conservazione venga effettuata sotto vuoto, mentre le analisi sulla germinabilità in serra, che verificano il potere germinativo del seme e la sua qualità. Un esempio viene fatto con il grano verna, il quale viene sottoposto a microrizzazione. Questo fa sì che il grano acquisisca una maggiore capacità fotosintetizzante. Fin dagli anni 90 la nostra scuola ha seguito la conservazione del mele e del pero nelle cosiddette varietà antiche. In particolare si è impegnata nella custodia, nel censimento e nella catalogazione delle cultivar di mela fiorentina, mela rossa, mela rossa, mela potassio, mela regalo e in particolare mela passa e mela rossina. L'olivo monocolore è una cultivar nata nella zona di Bulgari, ma diffusa in tutta la Valtiverina. È una cultivar rustica e resistente al freddo, la quale viene prodotto un olio dalle ottime caratteristiche organolettiche. Proprio per questo, ancora oggi, vengono fatte analisi su ogni monovarietà. Ragazzi, io vi ringrazio veramente tanto. Di sicuro il territorio parla. C'è da ricordare che sempre in Toscana abbiamo una delle associazioni molto importanti che è la Rete Semirurali, che fa quindi anche questo lavoro con voi, quindi anche un territorio in ascolto. Mi viene da sintetizzare un pensiero, che l'agricoltura è bella ma va comunicata, e credo che in questo stia un po' il fulcro di quello che abbiamo sentito oggi. Ci sono tante belle esperienze, tante esperienze che sono sostenibili, sono delle ottime strade per cambiare questo mondo, ma vanno comunicate, vanno raccontate, vanno spiegate, perché l'agricoltura non rimanga un fattore di campo, ma l'agricoltura sia fatto di tutti, che tutti si occupino appunto di agricoltura, perché alla fine l'agricoltura è quello che noi mangiamo, è l'ambiente dove viviamo. Quindi io sono veramente, e ringrazio tanto l'Istat per questa opportunità che mi è stata data appunto di presentare queste belle realtà. Ripasso la palla a Serenella Ravioli per le conclusioni, ringraziandola veramente tanto dell'opportunità appunto che mi avete donato.
Matt, sembra quasi un gioco di parole, ma anche noi attraverso di te ti ringraziamo. Tu e Francesca avete fatto un grande lavoro, come dicevo poc'anzi ci avete anche trasmesso l'energia e avete fatto proprio sentire la passione nel vostro lavoro, perché si può essere esperti e competenti e quindi fare un lavoro bene, appunto con competenza, ma quello che ho sentito in voi, come nei ragazzi e come nei dirigenti, come negli insegnanti, c'è stata una cosa in più, la passione, la motivazione, che era ora di sentirla. Quindi concludo ringraziando a mia volta l'opportunità che hanno saputo cogliere le scuole, che hanno saputo cogliere le donne. Mi permetto di dire, a proposito di quello che tu hai citato sull'importanza della comunicazione, che l'Istat da questo punto di vista ha fatto la sua parte, non soltanto nel comunicare il censimento e quindi nel ribadire l'importanza del censimento. E a questo proposito mi permetto di ricordarvi che è in corso un altro censimento importantissimo, che è il censimento permanente della popolazione. Si conclude verso la fine di dicembre, c'è ancora in tempo per partecipare, e così come il 7° censimento generale dell'agricoltura ci consentirà ad aprile di avere la mappa del mondo dell'agricoltura, attraverso il censimento della popolazione noi saremo in grado, noi come cittadini intendo dire, e i nostri decisori politici potranno essere in grado, con i dati che restituiremo dopo aver elaborato la compilazione dei questionari, saremo in grado di restituire una fotografia del paese quasi in tempo reale, soprattutto il paese che è diventato dopo l'emergenza Covid. Sono stata assolutamente contenta di portare questo contest alla Conferenza Nazionale di Statistica, ma vi voglio dire, ora ne sono ancora più convinta. I temi che hanno affrontato i ragazzi, i temi che hanno portato all'attenzione le donne imprenditrici, ma anche tutte le vostre considerazioni sono assolutamente in linea con una delle nostre linee tematiche, quella che ha come titolo sostenibilità ed ambiente. Quindi vi invito tutti, oltre a rivedervi naturalmente, perché i contenuti della conferenza resteranno visibili a lungo, a seguire tutti questi incontri sulla sostenibilità e l'ambiente. E adesso, ovviamente, nel giro dei ringraziamenti, io non posso che menzionare il grande lavoro che ha fatto questa giuria. Una giuria che ha valutato 7 menzioni, un premio, ragazzi, donne, e che era fatta di esperti di comunicazione interni all'Istat, interni in particolare al servizio di comunicazione che in acronimo si chiama CIB, e di esperti. Siccome io faccio parte delle persone che ritiene che è sempre giusto menzionare chi ha lavorato, passo a fare un elenco perché sono veramente tantissime. Per donne e sostenibilità la giuria era composta, lo dico in ordine alfabetico, da Claudia Bianchi, Cristiana Conti, Ariella Caterina Martino, Daniela Panosetti, Giulia Peci e Maria Tien. Le esperte esterne erano la semiotica Panosetti e la professoressa Maria Tien, ordinaria dell'Università di Padova, quindi una giuria tutta al femminile. Però lasciatemelo dire, tutta al femminile anche perché la comunicazione all'Istat è tutta al femminile. Poi, per gli istituti agrari, ancora Anna Stoppa, Patrizia Collesi, Francesca Vannucchi, Angelo Libera Toscioli, grandissimo nostro video operatore, Giorgia Proietti Pannuzzi, Cristina Pezzati e Paola Sozzi di Pomiglio Bloom. Dunque, ci fermiamo, siamo perfettamente nei tempi. Grazie di cuore per questa opportunità che voi avete dato a noi. Istat continua con campagne di comunicazione e con la comunicazione della statistica intesa a dimostrare e quanto l'importanza della conoscenza dei dati faccia la differenza e naturalmente quanto sia importante continuare a portare avanti i messaggi di sostenibilità, di biodiversità, insomma, come ho detto all'inizio, messaggi di futuro. Mi fermo veramente qui, grazie davvero a tutti, buon censimento, buona conferenza.